Ciao e benvenuto su oldstore.it. Sono Ivan e sono qua per presentarti questa piastra cassette Teac V5000. Questa è una piastra cassette del 1991, la cui produzione è iniziata nel 1991, quindi agli inizi degli anni 90 e nel Giappone dell'epoca ancora dell'epoca d'oro della Hi-Fi. È una piastra cassette molto pesante, siamo all'incirca su 8 kg, perché è costruita con tutti gli accorgimenti atti a renderla una piastra quasi per audiofili. Tenete conto che Teac è la divisione commerciale, diciamo consumer, della Tascam. La Tascam è un fiore all'occhiello negli studi di registrazione, soprattutto per quanto riguarda appunto i registratori prima a bobine e poi a cassette. Questa è una piastra cassette a tre testine con doppio capstan, ha ben quattro motori separati per la movimentazione sia della testina che dei pinch roller che degli avanzamenti, e oltre ad avere un motore dedicato all'apertura e alla chiusura del vano cassetta. È dotata di tutte le regolazioni in fase di registrazione, quindi bias separato per entrambi i canali, la calibrazione per la registrazione, eccetera, eccetera. Inoltre ha un ingresso dedicato per il CD Direct per una registrazione ottimale da lettore CD. Trovate comunque tutte le informazioni sul sito www.oldstore.it per quanto riguarda la piastra. Andiamo qui solamente a vedere come è composto il frontale e vediamo anche come lavora. Come vedete, è dotata di una comoda spia sul posteriore per visualizzare la posizione del nastro. Il vano è motorizzato ed è anche ammortizzato per evitare che la cassetta subisca delle vibrazioni dall'esterno, dal vano cassette, per dire. Vediamo come lavora e andiamo anche a scorgerla un po' più da vicino. Come vedete, abbiamo ben due display, uno con l'indicazione del tempo trascorso, il quale per avere più precisione necessita della selezione della lunghezza del nastro. Poi abbiamo la serie di tasti sotto che comandano la piastra, quindi lo stop, il play, la pausa, la registrazione e la pausa in registrazione. Gli avanzamenti all'interno della traccia, o comunque avanzamenti liberi, e gli avanzamenti di traccia, quindi la piastra riconosce lo spazio bianco, lo spazio non registrato tra un brano e l'altro, e così si può saltare da un brano all'altro in comodità. Tasto di accensione, il tasto di funzione in fase di accensione, quindi la far partire la piastra in play o in registrazione oppure senza nessun comando. Qui abbiamo l'azzeramento del contatore e la funzionalità di ritorno allo zero, che ci consente di ritornare al punto di partenza alla piastra. Questo è il tasto per la partenza sincronizzata in registrazione qualora collegato ad apparecchio CD di casa Teac, il tasto di monitoraggio della fonte in registrazione o della registrazione in corso, filtri MPX, filtri Dolby B e C, bias in registrazione, livello, bilanciamento e livello di registrazione, uscita in cuffie regolabile e appunto il tasto di CD Direct. E questo invece è il tasto di calibrazione che genera delle frequenze che ci consentono di ottimizzare e di impostare al meglio in base al tipo di nastro che andiamo a inserire. Da notare che tutti questi comandi hanno dei rimandi meccanici fino al punto in cui l'elettronica è presente, per evitare i tragitti inutili di fili o comunque di pista sul PCB che portano solo alla generazione di rumori o comunque di interferenze. Ora andiamo a vedere
il posteriore di questa cassetta. Eccoci alla vista del pannello posteriore. I collegamenti si eseguono sui connettori RCA. Abbiamo gli ingressi per la registrazione, sia di line che di CD Direct per una registrazione migliore da CD. Qui abbiamo i connettori di uscita, mentre qui troviamo il connettore standard jack stereo, diciamo, che va a connettersi alla piastra CD, sempre di casa Teac, per permettere la sincronizzazione di registrazione con la stessa e il cavo di alimentazione. Se ti è piaciuto questo piccolo gioiellino, schiaccia un mi piace qua sotto e iscriviti al canale, così rimani sempre aggiornato sui nuovi arrivi. Ovviamente, come già ripetuto negli altri video, siamo un negozio fisico oltre a un e-commerce. Trovi gli apparecchi in vendita con tutte le foto dettagliate per ogni singolo apparecchio. Se hai bisogno di contattarci, trovi tutti i modi per farlo sul sito. Ti invito quindi anche a registrarti sul sito. E che dire, grazie e al prossimo video!